Buonasera a tutti, si è conclusa da qualche minuto la gara tra Hellas Verona e Cagliari, il ritorno in campo dei rossoblù dopo i mesi di lockdown per la pandemia per il coronavirus. Hellas Verona Cagliari 2-1, finisce con un KO per i rossoblù, il debutto in panchina di Walter Zenga, doppietta di Samuel di Carmine per i gialloblù di Ivan Juric, a nulla è valso il settimo gol in campionato del Cholito Simeone. Siamo qui per commentare la partita di oggi con tutta la redazione di 131.com. Do subito saluto e do la parola a Roberto Pinna. Roberto, che partita è stata quella di stasera? In che cosa il Cagliari è mancato? In che cosa è stato superiore il Verona? So, spiegaci un po' com'è andata la partita. Sì, ciao Francesco e buona serata ai nostri telespettatori che appunto staranno iniziando a commentare quella che è stata la prima di Zenga dopo aver visto la partita. È stata una prima, se vogliamo, anomala perché ci aspettavamo tutti una ripartenza del calcio e del Cagliari con un nuovo tecnico, però se vogliamo abbiamo rivisto un po' quelli che sono stati i fantasmi degli ultimi mesi con Maran. C'è stato sicuramente un approccio alla partita sbagliato del Cagliari, perché fondamentalmente è vero un nuovo modulo, nuove idee di gioco che poi ne affronteremo come tema durante la diretta, hanno funzionato poco a fasi alterne perlomeno, però l'approccio alla gara sicuramente del rossoblù è stato sbagliato. Vedevo proprio adesso le immagini di Juric, immediatamente dopo l'espulsione, caricare i suoi, dargli grinta, e il Verona ha fatto una vera e propria battaglia. Amrabat sugli scudi, lo stesso Zaccagni quando è entrato ha fatto la differenza. Al Cagliari è mancato quello, ecco, magari un po' Nandez ci ha provato come approccio, ha giocato veramente a tutto campo. Mi aspetto di vedere un Nandez totalmente diverso. Questo sicuramente sarà uno degli altri temi che affronteremo in questi minuti di commento della partita. Quindi il ruolo di Naitan dopo l'accordo che ha avuto appunto col Cagliari, la nuova clausola. Però oggettivamente ci aspettavamo tutti di più, molto di più. Ecco, nel frattempo c'è anche il nostro Matteo Zizzola che butto dentro, come si suol dire, la conversazione. Buonasera Matteo. Buonasera, buonasera, ciao. Ecco, tu hai appena chiuso le tue pagelle, immagino che non sia stato Quasi. molto, molto buono con il Cagliari. Prima di chiudere le pagelle e mandarle online su 131.com ti chiedo un commento flash veramente su questa partita. Ti aspettavi questo tipo di prestazione da parte del Cagliari? No, non me l'aspettavo, ho visto la squadra fin dall'inizio troppo bassa, davvero con difficoltà a venire fuori, facendosi schiacciare fin dal primo minuto. Ci sono state due partite, la prima parte fino all'espulsione più che generosa, nettamente difficoltà, la seconda tantissimo possesso palla, tantissima pressione, ma Silvestri non ha fatto una parata. Sì, Matteo, allora ti lasciamo davvero alle tue pagelle e ributto dentro invece Roberto Pina. Abbiamo sentito le parole di Matteo Zizzola. Roberto, intanto vedo già che ci sono i primi commenti che andremo poi a leggere. Vi dico che tanto la nostra diretta durerà un bel pochetto perché di fatto bisognerà, cercheremo anche di darvi le parole di Walter Zenga e dei calciatori del Cagliari che si presenteranno nella finta zona mista, perché in realtà, insomma, in base a quelle che sono le ultime disposizioni, non c'è una vera e propria zona mista, non c'è la sala stampa, per cui insomma vedremo. È un po' tutto nuovo anche per noi, diciamo, questa situazione, Roberto. Torniamo invece appunto alla formazione iniziale del Cagliari. 3-5-1-1, diciamo che noi ci avevamo preso almeno sulla formazione, su quello che si sarebbe visto tatticamente da parte del Cagliari di Zenga. Tu che come me, insomma, hai visto qualche allenamento, ti aspettavi un Cagliari in questa veste con Ionita Nandez e soprattutto con la difesa a tre così tanto in difficoltà? Ma come hai detto tu, il nodo principale è la difficoltà della difesa 3. Se andiamo a vedere i due gol fatti da Di Carmine, che soprattutto il secondo, dove fa un gran gol, ma è anche vero che la difesa non solo c'è un passaggio sbagliato di Ionita, ma la difesa ripiega malissimo. Anche sul primo gol, sul colpo di testa, non scala.
la difesa a 3 e quindi si ritrova praticamente a colpire in mezzo all'area da solo di Carmine, o meglio marcato a zona da Pisacane, però in maniera veramente leggera, soprattutto in area piccola lì per un attaccante è facilissimo far gol, specie un attaccante come di Carmine che comunque ha esperienza ed è uno che segna molto. 3-5-1-1, parliamo dell'uno che dietro le spalle di Simeone, che è Pereiro, sicuramente il giocatore più atteso per la gara di oggi, la grande opportunità, sostituire João Pedro non era una situazione semplice, un'operazione semplice, perché João 16 gol, capocannoniere del Cagliari in questa Serie A. Però Pereiro non è riuscito minimamente proprio a non far rimpiangere il brasiliano. Una gara confusa, un po' come è stata anche molto per il Cagliari all'inizio, soprattutto nei primi 20-25 minuti, però oggettivamente Pereiro ha un po' deluso. Una buona punizione però parata senza problemi da Silvestri, poi nulla più, infatti è stato sostituito al 45esimo, il fine primo tempo. Zenga, che proprio nella conferenza stampa di ieri ci aveva detto: il mio non sarà un Cagliari camaleontico, ma sarà un Cagliari che se la giocherà con tutti. Se vogliamo, si è un po' smentito in questa che è stata la sua prima gara in rosso-blu. Ha provato tre moduli, il 3-5-1-1 nel primo tempo, poi è passato alla difesa a 4 proprio per il discorso anche un po' delle difficoltà di approccio della difesa nelle sortite offensive del Verona, ed è passato a un 4-3-2-1 all'inizio, con Nandez appunto terzino e l'inserimento di Birsa in quel ruolo, e poi invece a un 4-3-1-2, appunto alzando solo Birsa alle spalle di Paloschi e Simeone, prima poi dell'espulsione di Cigarini che ha portato a un 4-3-2. Espulsione di Cigarini, a cui si unisce la munizione di Cepitelli, e bisogna iniziare a considerare questi fatti, perché il Cagliari è partito male, però Zenga sta già pensando alla spalla. È rimasto per diversi minuti, lo abbiamo visto dalle immagini da Zon, solo in mezzo al campo a guardare gli spalti vuoti, con una faccia abbastanza emblematica. Credo che dentro di sé abbia rabbia e abbia voglia di ripartire. A Ferrara sarà un'altra battaglia, perché è vero che torna João Pedro, ma non ci sarà Cigarini, quindi forse opportunità per Birsa dal primo minuto come regista, e soprattutto appunto non ci sarà neanche Cepitelli. Bisognerà capire anche chi potrà giocare in così poco breve tempo per altri 90 minuti. Sì, Roberto, adesso ti chiedo magari di recuperare qualche commento su Facebook, perché ne stanno arrivando veramente, veramente tanti. Vi ringraziamo chiaramente di esservi collegati con noi, nonostante questo risultato non felice, certamente. Per quanto riguarda, il Cagliari, probabilmente in tanti si aspettavano una prestazione diversa da parte dei rossoblù, ma insomma, certamente. C'è poco da piangersi addosso, potremmo dire, nel senso che comunque il Cagliari poi tra tre giorni, cioè martedì sera, tornerà in campo a Ferrara contro la Spal, una gara da non fallire assolutamente, sia per la situazione di classifica dei ferraresi di Biagio, e soprattutto perché questa benedetta vittoria manca da troppo, troppo tempo, manca veramente da tantissimo tempo, dal 2 dicembre contro la Sampdoria con quella fantastica incornata di Alberto Cerri al 94esimo, che fece esplodere di gioia la Sardegna Arena. Roberto, c'è qualche commento che vuoi già iniziare a leggere? Sì, non riesco a vedere i commenti in questo momento, quindi non so se tu hai un tema particolare. Quello del ritorno al gol, della vittoria del Cagliari, è sicuramente un tema fondamentale, ma io affronterei anche un po' il tema a livello atletico del Cagliari. Noi, come dicevi tu, abbiamo visto diverse, e vedevo che anche era un po' uno dei primi commenti che vedevo in sovrappressione. A livello atletico il Cagliari mi ha un po' deluso, perché di fatto doveva riprendersi dopo una fatica evidente mostrata negli ultimi mesi, ha avuto un periodo importante per riprovarci, e invece il Verona l'ha sovrastato su questo aspetto, che un po' ce l'aspettavamo, però un pochino anche col fatto che Zenga ha fatto usare molto la palla nei suoi allenamenti atletici, mi aspettavo un giro palla diverso. Ecco, dal primo minuto ho visto subito dei lanci, ho visto anche delle vecchie paure di lanciare dal portiere, di affidarsi magari direttamente alla punta a Simeone, che appunto anche per il discorso di un Pereiro un po' confuso, un po' isolato, ha faticato per gran parte della gara. Poi ha fatto un gran bel gol, però con una, diciamo, con un taglio improvviso, quindi una fiammata che è un po' quello suo, però è mancata la continuità di corsa proprio. Invece il Verona è riuscito benissimo in questo intento. Ecco, non so se tu sei riuscito a recuperare qualche commento per commentarlo appunto in diretta.
Sì, sono tanti davvero i commenti, iniziando da, chiaramente dai tifosi che in realtà ci credono, insomma, Forza Castello da parte di Mario Sanna, Coraggio Forza Cagliari, Giuliano, invece Federico dice dilettanti allo sbaraglio, Giorgio dice Zengano è uno dei nostri, ammiro Giulini ma ha sbagliato allenatore, lo avevo detto anche tempo fa, perderemo anche a Ferrara. Poi invece c'è qualcuno che è ancora un po' più positivo, come Alessandro, l'ho perso, un secondo... Ah sì, Alessandro che dice bentornata a normalità con un cuore. Salutiamo anche alcuni colleghi come Luciano Onnis, bentornato al peggior Cagliari di Maran, e su questo Roberto tieniti pronta la risposta perché chiaramente ti stimolerà un po' su questo, anche il nostro Lello Stelletti, giusto il commento sull'approccio ma serve anche motivazione, dopo l'ennesima sconfitta di fila serve meno tattica e più motivazioni, poi dopo si penserà alla tattica. Ancora Alessandro Frongi, oggi abbiamo avuto la prova che forse è meglio non rinnovare il contratto a Cigarini, meno male che dovrebbe averla lui l'esperienza. Ecco, diciamo, sono tre temi, Cigarini, Maran e l'altro tema era appunto il discorso motivazioni e tattica. Prima di far rispondere a te, rimettiamo dentro anche Matteo Zizzola e chiederei a Matteo, insomma, tanto credo che tu abbia sentito le domande. Matteo, partiamo dall'ultima domanda, cioè quella approccio, tattica, motivazioni, secondo te cosa è mancato oggi? Secondo me è mancato, cioè dire cosa è mancato è abbastanza difficile perché è mancato un po' tutto. Già dall'inizio, quando vedi che dopo 20 secondi Lazovic si ritrova al limite dell'area a poter fare quel tiro che Cragno poi ha respinto, Tutta la partita non c'è stata la sensazione che il Cagliari volesse davvero trovare il modo di mettere in difficoltà il Verona. Io sinceramente mi aspettavo una squadra diversa dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, perché il 3-5-2, vabbè, quello è un altro discorso, non c'erano gli uomini magari per fare diversamente, però proprio ho visto anche delle difficoltà, questo continuo scambiarsi a centrocampo, il Verona ha davvero dominato. A parte il discorso di Amrabat, che ha, come ci siamo detti anche prima, ha davvero fatto una partita eccellente, ha proprio sovrastato chiunque. Questo continuo scambio di Yonita Hernandez, Rog, che va a fare un po' il trequartista, un po' l'interno, i due che a destra si scambiano e tornano, Hernandez diventa un po' trequartista, un po' esterno destro, un po' mezzala. Cigarini, che comunque non ha dato nessuna velocità, nemmeno quando loro erano in 10 era abbastanza lento nel far girare la squadra, insomma non ho visto niente di... non ho visto sangue, se vogliamo usare un termine abbastanza netto, mettiamola così. Invece per quanto riguarda il riferimento che tanti hanno fatto al Cagliari di Maran, nel senso che insomma in tanti davvero ci hanno scritto che probabilmente non c'è stato un grande... è una grande modifica rispetto a quello che si era visto fino a qualche mese fa. Onestamente sembrava una partita giocata tipo il 10 marzo, cioè il 2 marzo se non mi sbaglio Maran ha fatto l'ultima contro la Roma, facciamo il 9 marzo, cioè una settimana dopo, questo è il Cagliari. La situazione non è sembrata cambiata minimamente dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista proprio di, non lo so, non mi viene la parola adesso, di tattica, proprio la situazione di trovare delle correttivi in corsa, di cambiare un po' il canovaccio, di cambiare un po' l'inerzia della partita. Sembrava proprio che fossimo totalmente succubi del Verona, Juric decidesse cosa fare di noi, e noi anche quando eravamo in superiorità numerica, noi il Cagliari anche quando era in superiorità numerica ha faticato moltissimo, proprio un possesso di palla assolutamente sterile. Cepitelli che diventava regista aggiunto con lanci verticali lenti, lentezza generale che può essere giustificata dal lungo stop che però il Verona non aveva. Ecco, nel frattempo stiamo per caricare anche le tue pagelle, quindi non spoilerare quelli che sono stati i tuoi voti, poi li commenteremo magari tra qualche minuto. Invece chiedo a Roberto se sei d'accordo con quello che ha detto Matteo, prima di andare a leggere ancora qualche altro commento. Sì, continuiamo a leggere un po' i momenti che sono arrivati. Un po' particolare il discorso su Cigarini, mi viene difficile ora criticare Cigarini, è vero la doppia ammonizione è stata ingenua, però è anche vero che ha dovuto battagliare in quel centrocampo come un pazzo, in un 3-5-2 così in cui Rog
davvero fatto fatica, nonostante giocando comunque, a mio avviso, una partita comunque tutto sommato buona, decente. Nandez era un po' il jolly, lui si è ritrovato un po' scoperto con un Verona che lì nel mezzo, a mio avviso, davvero Amrabat oggi sembrava un giocatore straordinario e lo ha messo tanto in difficoltà. Quindi non lo so, non lo vorrei giudicare da questa partita. È anche vero che il Cagliari a Ferrara ci andrà molto probabilmente con Birsa da regista. Quindi la rosa è corta, dover comprare tanto, tanti per fare dei play in un ruolo in cui lo sappiamo è difficile, non lo so, per me Cigarini comunque resta un giocatore del Cagliari, quando in forma è comunque un giocatore che dà geometria, sicuramente deve essere aiutato e oggi la squadra non l'ha aiutato, anche per quello sicuramente è andato in difficoltà. Tornando a quello che diceva Zizzo, un po' il paragone, sai, con le squadre di Marano, è un po' quello che dicevamo all'inizio, l'approccio a livello anche mentale. Qualcosa questa squadra non ha più oggettivamente, a prescindere da Marana, a prescindere da Zenga, a prescindere forse da qualsiasi altro allenatore, c'è proprio bisogno di fare un reset perché io ricordo benissimo la conferenza stampa di Giulini, si parlò di squadra che faceva ridere. Ora, il Cagliari io non voglio dire che ha fatto ridere oggi perché ci mancherebbe altro, però sicuramente l'atteggiamento non era quello giusto. Ripeto, ho visto Juric per tutta la gara, ha chiesto di sputare sangue, la squadra l'ha fatto. Io il Cagliari non ho visto la stessa cattiveria, ecco, possiamo dire solo questo. Poi ci chiedono molti come mai tutti questi tre corsi da tre quarti che però oggettivamente non portavano a nulla. E con un 3-5-2, ragazzi, di fatto questo è il cuore della tattica, cioè devi lavorare sui cross, fare densità con le mezzali. Infatti, Nandez va tanto in mezzo proprio per quello, perché devi fare densità in mezzo, però al Cagliari ancora qualcosa non funziona. Potevamo aspettarcelo, perché comunque, ricordiamo, prima di Zenga, purtroppo l'ha seccata. Sì, stiamo vedendo anche le pagelle di Matteo Zizzola, Cragno 6, Cacciatore 4,5, Cepitelli 4, Pisacane 4,5, Giunita 4, Nandez 5, Cigarini 4,5, Rog 5, Pellegrini 5, Likoyanis senza voto, Pereiro 4, Birsa 5, Simeone 6, Zenga 5. Sono fondamentalmente unici sufficienti Cragno e Simeone. Bocciato, l'abbiamo messo anche nel titolo, Gaston Pereiro che in questo momento sembra un po' avulso, ecco, dal gioco. Matteo, tu sei un amante dei calciatori sudamericani, in particolare degli uruguaiani, sei rimasto deluso? Sì, secondo me ha anche giocato abbastanza fuori posizione, nel senso che, a parte l'atteggiamento che un po' come tutti mi ha deluso, però Pereiro è uno che rende molto quando parte largo sulla destra e rientra sul sinistro. Da giocare così d'appoggio a Simeone con una squadra molto bassa, sperando che lui col suo passo possa fare il contropiede o accendersi in velocità e sperare qualcosa che non è nelle sue caratteristiche. Poi ovviamente il voto, per esempio, che gli ho messo, che è 4, dipende molto anche dall'atteggiamento. Per quanto tu possa essere fuori posizione in una situazione che non ti favorisce, devi comunque mettere un certo tipo di atteggiamento in campo, cosa che non si è vista. Ha perso diversi palloni quando gli sono arrivati, ma era proprio fuori, completamente fuori, sembrava un corpo estraneo. Assolutamente, assolutamente. Andiamo a leggere un po' di commenti ancora. Guglielmo è da suicidio calcistico. Massimiliano Piras, avete ragione, Zenga non serve a niente. Immagino che se la prenda con qualche altro commento precedente, non certo con quello che abbiamo detto noi. Giuseppe, Simeone e Paloschi sono doppioni. Andrea Fernandez è addirittura più drastico, era meglio non continuare il campionato. Io per la B, sinceramente, non vinciamo da 3 mesi effettivi. Giuseppe Salvatore, abbiamo un insieme di giocatori di qualità mediocre da Serie B. Raniero Cillocco, inguardabile Cagliari, invece Dario De Iola, sì, ma con Simone Paoloschi o Pereiro si può andare sul fondo per mettere quelle palle, ma vabbè, i ritmi erano stranissimi. Credo che questo si riferisca al commento di prima, sempre Dario De Iola, partite bruttissime, squadre al rientro dalla sosta, tutte pessime, e calcio quasi inguardabile, neanche ad agosto questi livelli, e non parlo solo del Cagliari, ma di tutte. Insomma, in attesa di recuperare Alessio che ha fatto alcune grafiche sui numeri della partita di oggi. Roberto, invece, per quanto riguarda il discorso
chiaramente della classifica. Insomma, comunque, di fatto il Cagliari perde l'occasione di recuperare qualche punto sulle avversarie. Il recupero di fatto poteva servire anche a quello, cioè rimettersi in pari dal punto di vista numerico, almeno delle partite, e con gli avversari. Invece si perde un'occasione. Certo, il Verona è pur sempre il Verona, ma abbiamo visto che insomma anche la squadra di Juric aveva le sue assenze. Ora la gara di Ferrara diventa fondamentale. Sì, assolutamente, la gara di Ferrara è già fondamentale. Prendiamo questa come quello che è, cioè un recupero. Il Cagliari aveva l'opportunità di riavvicinarsi alla zona Europa, chiamiamola così, perché comunque ormai ci sono davvero tante squadre importanti che lotteranno per un posto in Europa League, e forse il Cagliari non ha né la forza mentale né la forza completa di uomini, perché con queste 5 sostituzioni ce ne siamo accorti oggi, il Cagliari non ha tanti cambi, oggettivamente, a prescindere da alcune assenze importanti che ha, però anche con quelle il Cagliari avrebbe avuto un tot soltanto di cambi importanti. E, visto che c'è la SPAL e visto che comunque sarà decisiva per iniziare a non guardarsi indietro, perché una sconfitta a Ferrara o comunque un pareggio magari che arriva in malo modo inizia a farti più che paura, perché inizia a guardarti da quelle che arrivano dietro e sono 7 i punti, quindi il rischio è quello. No, vorrei farvi una provocazione che nasce da un commento di Daniele Comino che leggo adesso. Dopo questa partita, secondo voi, con il rientro di Joao, è da archiviare l'esperimento difesa 3 che un po' aveva fatto anche Maran in alcune partite, poi archiviandolo anche lui, dove non andò quasi mai bene, perché di fatto la provò con l'Inter e col Genoa e andò male. Vi chiedo se secondo voi a Ferrara, quindi a Matteo e a Francesco, il Cagliari deve tornare a giocare a 4 in difesa, visti i movimenti e alcuni errori fatti oggi, o se secondo voi la linea del 3-5-2 è quella giusta per questa squadra in questo momento. Quindi chiederei a Matteo magari per primo. Per me mi suona abbastanza strano venga che il 3-5-2 non l'aveva praticamente mai utilizzato in carriera. Credo fosse una cosa estemporanea, perché Juric gioca con la difesa a 3, il Verona è molto pericoloso con gli esterni, con Faraoni e Lazovic. Secondo me tornerà alla difesa a 4 quanto prima. È un esperimento suo, fallito sul nascere. Poi l'assenza di Cepitelli, insomma, anche trovare 3 difensori, considerando che stai mettendo Cacciatore come terza a destra, che già è un po' un'incognita, secondo me giocherà con Pisacane e Clavan e riporterà o Cacciatore o Mattiello a destra e Pellegrini a sinistra. Sì, assolutamente, anch'io penso che questa possa essere una delle soluzioni principali, quindi poi lo chiedo anche a Francesco, secondo te sei d'accordo con quello che dice Matteo oppure per te potrebbe andare avanti il Cagliari con questo esperimento? Magari prova ad annunciare, non si presta per Ferrara, però Carbonini, visto che Zenga ne ha parlato molto bene, tra l'altro a breve avremo anche alcune delle parole di Zenga a fine gara. Ma guarda, io penso che in realtà, nel frattempo Zenga che sta parlando in questo momento ai microfoni di Dazn, allora abbandonare subito la difesa 3 mi sembra una bocciatura anche un po' troppo avventata per quello che soprattutto si è visto in queste settimane di allenamenti. Rinunciare così dopo una partita che comunque insomma è vero che ha messo in mostra alcuni lati negativi per quanto riguarda il Cagliari, per quanto riguarda la prestazione e forse anche la tenuta atletica, però è anche vero che mancavano Joao Pedro e Nainggolan, e un 3-5-2 con Joao Pedro e Nainggolan bisognerebbe anche capire un po' come potrebbe essere orchestrato, diciamo così. Per cui io penso che, a dispetto di quello che ha detto ieri Zenga, cioè che non vuole sentir parlare di un Cagliari camaleontico, in realtà il suo Cagliari sarà molto camaleontico, anche da una partita all'altra, cioè perché proprio è assolutamente pensabile e pronosticabile che il Cagliari giochi con diversi moduli a seconda anche un po' dell'avversario, perché di fatto la duttilità tattica è un'arma a disposizione del Cagliari, soprattutto quando poi c'è tutta la rosa al completo. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il nostro Alessio Caria, che
convochiamo, diciamo così, dentro la chat. Ciao Alessio, grazie intanto per essere con noi, per aver realizzato queste belle grafiche. Stiamo vedendo adesso la grafica con i dati un po' della gara, quindi possesso palla, tiri, fuorigioco e via dicendo. Commentaci un po' questi numeri, Alessio. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Roberto, Francesca, a tutti gli amici di 131. Ma dei numeri che un pochino rispecchiano quello che è stato l'andamento della gara, con una percentuale di possesso palla che sicuramente ha visto prevalere il Verona nel primo tempo, il Cagliari poi è salito in cattedra nella ripresa, grazie anche poi all'espulsione rimediata dal Verona, un Cagliari che ci ha provato soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo, dopo un dominio del Verona nella prima frazione. Pesano comunque queste ammonizioni, numerosi falli tattici, pesa l'espulsione di Cigarini, probabilmente nel momento migliore della gara per il Cagliari, un'espulsione comunque giusta, un Cagliari che vediamo ci ha provato comunque anche con vari corner, scaturiti soprattutto da dei cross ribattuti di Mattiello dopo il suo ingresso in campo, ci ha provato Lico Giannis di testa, ci hanno provato vari giocatori del Cagliari, alla fine non sono riusciti a rimettere in piedi una partita che era iniziata male, purtroppo non hanno portato a casa un punto. Ecco Roberto, siccome sei tu il nostro uomo dei numeri di solito, anche per la Gazzetta dello Sport, insomma sei noto per questa passione per i numeri, ti chiedo un po' di commentare questi numeri della gara del Cagliari. Ma sai, il possesso palla in queste partite lascia un po' il tempo che trova. Poi il possesso palla è un dato che negli ultimi anni è stato molto rivalutato, perché c'è possesso palla e possesso palla. E quello del Verona è stata una strategia, di fatto, quando è rimasto con un uomo in meno, ha lasciato, come giusto che sia, visti anche i ritmi molto bassi, il pallino del gioco al Cagliari, però pungendo tanto in contropiede. Paradossalmente il Verona ha avuto una grandissima occasione con Badu nella ripresa in contropiede, dove poteva chiuderla di testa, invece l'ha sparata a lato. E quindi sono numeri un po' così. Secondo me il focus principale di oggi sarà nei dati più particolari, magari sui chilometri percorsi dei singoli giocatori o paradossalmente anche su interventi riusciti e duelli a centrocampo, dove per me il Verona ha veramente stravinto. E quindi sicuramente il Cagliari dovrà lavorare su quello, cioè dare più intensità a una rosa, però siamo qui a voler fare le nozze con i fichi secchi, perché parliamo di una squadra che già a Ferrara è corta oggettivamente soprattutto a centrocampo, perché c'è Nainggolan fuori, perché c'è Cigarini che sarà squalificato, quindi bisogna prenderla un po' come viene e soprattutto magari con quel cambio tattico dal 3-5-2 al 4-3-1-2 o 3-2-1 a cui il Cagliari è già più abituato, si potrebbe trovare più un maggiore equilibrio. Ecco, l'equilibrio era la parola principale, se ci ricordiamo, che usava Maran nelle sue conferenze stampa. Forse il Cagliari sembrava un po' una scusante, no? Quell'equilibrio, dobbiamo ritrovare equilibrio sia mentale che tattico. Forse Maran non aveva così torto, il Cagliari lo deve ritrovare e deve ritrovare gli uomini per avere quell'equilibrio. Ecco, nel frattempo, grazie al gran lavoro di Matteo Porcu, che insomma sta lavorando da remoto in questo momento per permetterci e permettervi di scoprire subito anche le parole di Zenga, vediamo le parole di Zenga, le dichiarazioni di Zenga ai microfoni di Sky Sport 24. Già il titolo, diciamo che insomma è eloquente, avrei voluto un esordio differente, direi che questo è abbastanza scontato. E ce l'abbiamo messa tutta, ma ci siamo chiusi gli spazi da soli. Riconosco i meriti del Verona, ma dopo il 20° non ho più visto azioni e pericoli da parte loro. Anche in 10 contro 10 siamo riusciti a tenere palla, anche se un po' sterilmente. Mi aspettavo una partenza differente, ma sono fiducioso per il futuro. Non sono uno che cerca alibi, ma scusate, senza Oliva, Farago, Nainggolan, Pavoletti e Gio Pedro, puntini, puntini, puntini. Insomma, chiederei a Matteo Zizzola, insomma, cosa ne pensi delle dichiarazioni di Mister Zenga? Ti aspettavi un commento di questo tipo, viste insomma le parole anche di ieri? Sì, mi aspettavo un commento di questo tipo dopo una sconfitta. Non mi aspettavo onestamente che si parlasse delle assenze, perché lui ha sempre premuto sul fatto di non essere negativi, di non cercare alibi.
soprattutto se poi fra le assenze si citano Lugo De Genti, tipo Pavoletti, che obiettivamente è sempre stato assente, quindi ha poco senso anche considerarlo. Quello che mi ha colpito delle dichiarazioni, nel senso, una cosa che già pensavo, il Cagliari è stato pericoloso solo su calci piazzati praticamente nel finale. Non so se avete notato la disposizione della squadra dopo il famoso lavoro di Vio di cui stavo parlando nelle ultime settimane, tutti schiacciati verso il portiere, il primo che spizza sul primo palo e quello sul secondo palo che prova a chiudere, oppure lo stesso sul primo palo che prova a metterla dentro. Pisacane è arrivato in ritardo, o anzi troppo in anticipo in un'occasione, Licko Giannis nella seconda è andato vicinissimo al gol. Insomma, è una soluzione interessante in partita come quella di oggi, in cui si è chiusi e non si riesce a trovare soluzioni differenti. Non ha funzionato oggi, ha avuto 7 calci d'angolo, però può essere una buona cosa per il futuro, almeno per trovare un aspetto positivo rispetto alla partita di oggi. Ecco, a proposito diciamo, di schemi di questo tipo, prima di andare a leggere altri commenti, direi a Roberto, si è visto qualcosa di Max Canzi, per quanto riguarda alcuni momenti, o sbaglio? Sì, no, è curioso quello che ha detto Zizzola, perché proprio mentre guardavamo la partita abbiamo un po' commentato esattamente lo schema che raccontava lui, che è vero, è arrivato Gianni Vio, ci sono stati più calci d'angolo. Ricordiamo, il Cagliari è l'ultima squadra della Serie A per calci d'angoli battuti, erano 101 prima della gara di oggi, diventeranno quindi 108 con i 7 che avete appena ricordato, e resterà l'ultima squadra perché era 110 il Brescia, penultima. Però sì, il movimento quello tutti sul primo palo è il classico di Max Canzi. Canzi 2 anni fa, quando giocava nel Primavera 2, ha fatto 14 gol su calcio d'angolo. Quindi oltre a Vio, Zenga anche Canzi che lavora molto su quello. Va detto che un po' mancano gli arieti. Appena tornato Cipitelli, già la prossima non ci sarà. Pavoletti lo sappiamo, l'ha detto lui anche in queste settimane, potrebbe farcela per l'ultima, le ultime due. Bisognerà trovare una soluzione alternativa perché fisicamente il Cagliari pecca un po' e questo è comunque un aspetto da non sottovalutare perché parliamo sempre dell'intensità tattica, intensità tecnica in campo, però oggettivamente in alcuni duelli il Cagliari fa fatica. Quando il Verona era in meno lanciava lungo e Di Carmine a volte in mezzo a due, in mezzo a tre, in qualche modo facendo sportellate riusciva a passare, ad appoggiarsi. Zaccagni davvero. A me ha impressionato, lui è entrato per fare una cosa, prendere falli oppure trovare una rimessa, portare palla, trovare l'appoggio, è riuscito sempre a farlo. E l'ha fatto, e non è un gigante, però atleticamente e fisicamente era in palla. Quindi secondo me il Cagliari deve lavorare molto su questo, quindi sui calci d'angolo, ma anche su questa parte qua, che è una cosa che Maran, se vi ricordate, diceva dalla primissima conferenza stampa. Alla seconda più o meno, quando perse Pavoletti disse a noi questa squadra manca fisicità, dobbiamo recuperarla e oggi si è visto tantissimo, come un po' si era visto, se vi ricordate, nell'andata contro il Verona, dove il Cagliari dominò letteralmente il primo tempo, ebbe 3-4 occasioni per chiuderla, non ce la fece, calò totalmente a livello fisico nella ripresa, salì in cattedra il Verona che pareggiò e rischiò di vincerla con Salcedo che veramente mandò fuori un gol praticamente fatto a 3 metri dal portiere. Sì, è proprio così come dicevi tu, Roberto. Nel frattempo salutiamo il nostro Andrea Ferrari, che è molto laconico, però meno parole più fatti, punto. Questo è il commento di Andrea, che ricordiamo poi lunedì sera sarà protagonista della trasmissione Cagliari Social Arena, ritorna la trasmissione in collaborazione tra UTG.net e 131.com, quindi insomma poi nei prossimi giorni vi daremo ulteriori informazioni, ma insomma, sarà presumo sempre alle 19 di lunedì, poi Andrea ci saprà dire meglio. Leggiamo anche un commento dell'amico e collega Paolo Cammetta, che dice: la verità è che la rosa ha gravi lacune che non si risolvono cambiando gli allenatori. Quando in panchina non hai alternative valide, dura soprattutto ora che si gioca ogni 3 giorni. Tra l'altro, su DAZN sta parlando in questo momento Giovanni Simeone. Noi su Giovanni Simeone abbiamo una grafica preparata dal nostro Alessio Caria, che adesso cerchiamo di mandare anche in onda. Vediamo se Alessio riesce nel frattempo a descrivercela, visto che l'ha fatta lui. Insomma, si parla di Giovanni Simeone. Eccola qua, Alessio. Sì, un piccolo
Una piccola descrizione su quella che è stata la partita di Simeone, una delle poche note liete di questa sconfitta del Cagliari a Verona. Simeone è tornato al gol dopo la rete che aveva messo a segno contro il Parma in quel 2-2 beffa della Sardegna Arena il 1º febbraio. È la sesta rete di Simeone in questo campionato, un Simeone che probabilmente raccoglie meno di quanto semini, perché comunque è un giocatore che dall'anima quando è in campo, corre tanto, anche oggi si è presentato varie volte davanti al portiere e nell'unica occasione buona è riuscito appunto ad andare in gol. Un Simeone che, ricordiamo da poco anche le sue dichiarazioni, ha detto di aver studiato anche la fase offensiva dell'Atletico, speriamo che questo possa un pochino aiutare anche il Cagliari in vista dei prossimi impegni, diciamo. Assolutamente sì, andiamo a leggere ancora qualche commento prima di concludere questa prima diretta, diciamo così, di questo calcio post-lockdown. Vedremo, insomma, un po' anche come andranno insomma, a delinearsi quelle che sono le aspettative. Roberto, mi chiedeva la parola. Sì, perché curiosamente Zenga ci spiega un po' cosa è successo a Pereiro, l'ha detto a Dazon, ha avuto un piccolo problemino alla coscia, l'abbiamo lasciato per questo negli spogliatoi. Lui ha grande qualità, deve però capire che deve fare di più perché i compagni lo cerchino meglio e soprattutto appunto con più costanza. Quindi forse per Pereiro una bocciatura a metà o forse un po' anche di strategia, però un problemino alla coscia c'è da capire se ci sarà. Con la spalla, probabile, però, visto che il ritorno di Joao Pedro alla fine Simeone è andato in gol, Pereiro ha fatto male. La coppia d'attacco sarà quella solita che abbiamo visto praticamente dalla seconda partita di questa Serie A, ovvero Joao Pedro Simeone. Sì, andiamo a leggere ancora qualche commento, come dicevamo prima. Insomma, nel frattempo chiedo a Matteo Zizzola di prepararsi un commento a queste parole di Zenga, perché ho visto che, insomma, con gli occhi alcune espressioni, sicuramente ha il suo pensiero. Luigi Asuni, che salutiamo tra l'altro, a me sono piaciuti tantissimo. Amrabat è imprendibile, la squadra gioca compatta nonostante l'inferiorità numerica, riesce a tenere botta grazie all'allenatore, è vero, bravissimi. Un voto positivo per la simpatia e la tenerezza che hanno suscitato quelli vestiti di bianco. Insomma, per chi non lo conoscesse, Luigi è sempre molto ironico e quindi anche questo commento, insomma, lo dimostra. Andrea Leda, mentalità da perdenti, la società non è da meno, Zenga per ora non ha colpe. Invece Paolo Selis, il secondo gol preso è grottesco, in 5 contro 2 non si può prendere un gol così, ed è un po' quello che si diceva anche prima relativamente alle difficoltà della difesa a 3. Roberto Varsi, imbarazzanti, Birsa nullo, il professore bocciato con perdite, Bruno Pud, un Cagliari senza idee, Gigi Camba, ma quale professore, manco bidello per quanto riguarda Cigarini. Ragazzi, siamo più o meno in conclusione. Matteo, un commento sulle parole di Zenga e poi vi lasciamo davvero a questo infinito post partita. Troverete tutte le dichiarazioni dei protagonisti su 131.com. Grazie davvero al lavoro enorme da parte del solito Matteo Porcu. Zizzo, un commento appunto su quello che si diceva prima relativamente alle parole di Zenga a Dazon. Voglio leggerle come un modo per difendere il ragazzo ed evitare il 4 che gli ha dato in pagella, nel senso. Avrà avuto Sì. paura del tuo voto, sicuramente. No, vabbè, non credo. Si è fatto male, cioè, si è fatto male, quindi diciamo c'è la giustificazione, deve dare di più, però da un certo punto di vista non è neanche tutta colpa sua. Insomma, un modo per non buttare la croce su Pereiro. Pereiro ha fatto male, tutta la squadra ha fatto male, di certo non stiamo qui a buttare la croce solo su un singolo giocatore, hanno fatto tutti male, Zenga incluso, quindi non bisogna preoccuparsi da quel punto di vista. Vedremo se, insomma, già nella partita di Ferrara ci sarà qualche cambiamento. Io saluto Matteo Zizzola prima di dare la parola ad Alessio Caria per un suo commento finale sulla partita di oggi. Matteo, ricordiamo che domani esce anche la nuova puntata di Pinturas, un altro personaggio particolare, Sì, sicuramente, noto e meno noto, diciamo così. Com'è? devo anticiparlo, no? Solamente se dici il soprannome. Del Ok, perfetto no, vai, contente che come quella è tra roba tua, quella è roba tua.
Che quindi, Messier? Messier, non so come si dice 300 in francese, Boots. Esatto, il signor 300 gol. Vedremo insomma Esatto. un pochettino domani sia la versione scritta che il podcast. Quindi grazie Matteo, ci Grazie a voi. sentiamo nelle prossime ore. Grazie come sempre insomma anche per le pagelle, perché grazie ai tuoi quattro Pinna si può sentire anche meno in colpa, perché se no sembra lui che ogni volta è troppo cattivo. Quindi, grazie Matteo, do la parola invece ad Alessio appunto per il tuo commento finale. Alessio, insomma, cosa ci si deve aspettare dalla partita di Ferrara, anche dal punto di vista un po' statistico, diciamo così, nel senso che chiaramente Cagliari e Spal sono due squadre ben distanti in questo momento in classifica, però insomma, cosa dobbiamo aspettarci? Sì, sicuramente una risposta netta, quella risposta che i tifosi e comunque anche la società si aspettava già da oggi a Verona, una risposta che purtroppo, come abbiamo visto, non c'è stata, poca aggressività. Serviranno appunto risposte, credo, serviranno queste, servirà ciò al Cagliari nella sfida contro la Spal. Hai detto bene, una grande distanza in classifica, ma ricordiamo che comunque questo periodo di natività ha un pochino, credo, livellato anche la condizione, sicuramente, la condizione dei vari giocatori. Quindi una sfida da prendere sempre con le pinze, anche perché la Spal comunque vorrà continuare a giocarsi le sue carte per una permanenza in Serie A. Perfetto Alessio, grazie davvero per essere intervenuto, grazie per le tue grafiche, ti Grazie a aspettiamo voi. anche per la partita di martedì, quindi sei già precettato per quanto riguarda anche questo, quindi insomma davanti a tutti hai promesso e quindi martedì aspettiamo le nuove grafiche anche da parte tua, quindi grazie davvero di essere intervenuto. Roberto, resti solo tu per questa chiusura. Diciamo così, probabilmente ci si aspettava qualcosa davvero di diverso da questo Cagliari, tante però le attenuanti, perché insomma sarebbe anche troppo ingeneroso dare troppo addosso a Walter Zenga, che per quanto sì, sia arrivato formalmente 3 mesi fa, però di fatto ha solamente forse neanche un mese di allenamento alle spalle. Rientra João Pedro e questa credo che insomma sia l'unica notizia positiva per quanto riguarda il Cagliari, è Walter Zenga che perde, come abbiamo detto prima, Cigarini e Cepitelli, oltre sia ad Oliva che Nainggolan. Insomma, che partita ci dobbiamo aspettare da questo Cagliari martedì pomeriggio, anzi martedì sera, perché sarà le 19:30. Iniziamo con João Pedro, che è vero, è solo un rientro, però sono i rientri che contano, perché quando poi è un giocatore che ti fa 16 gol, che nel 2020, prima di questa gara, aveva fatto 5 degli 8 gol del Cagliari, quindi comunque è un giocatore che è decisivo, fondamentale per quelle che sono le dinamiche e le tattiche del Cagliari in attacco e non solo, poi fondamentalmente perché João Pedro è un giocatore universale che può cambiare le partite anche con una sola giocata. Mi dispiace che non faccio le pagelle, lo devo dire a Zizzola, perché di solito sono sempre attaccato per il voto che do a João Pedro, e quindi sicuramente si divertirà lui invece contro la Spalla a dare il voto a João Pedro. Che partita aspettarci? Sicuramente una partita totalmente diversa nell'approccio. Io mi aspetto un Cagliari che parta veramente col coltello tra i denti, che sia 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-3-3, qualsiasi modulo sia. Zenga ha detto che non importa quanti attaccanti metti, l'importante è l'atteggiamento che hai in campo. Puoi avere anche solo un attaccante, ma essere una squadra offensiva. Oggi il Cagliari non è stato, invece io contro la Spal mi aspetto una partenza. Voglio quei 20 minuti che Zenga ha detto sono stati imbarazzanti, invece il Cagliari deve farli soffrire alla Spal, in modo tale che anche a livello mentale la squadra inizi a capire che c'è, che può ritrovarsi, che comunque sia può fare il suo gioco. Forse la Spal è la squadra, tra virgolette, giusta, anche se non ci sono squadre giuste mai in Serie A, e men che meno in una situazione come questa. Per farlo, perché è una squadra che lascia giocare, che prova a pungere magari in ripartenza, però è una squadra che può anche metterti in difficoltà perché sa usare bene le fasce e c'è da capire il Cagliari in un settore dove oggi le ha usate a fasi alterne, per esempio Pellegrini bene, perché secondo me non ha giocato male, sull'altra fascia l'esperimento Iunita, come l'ha definito Zenga, è andato così così, un po' in affanno Iunita nel dover ricoprire ovunque, anche perché vero è che Nandez davvero ha giocato ovunque, ma
non ha giocato anche ovunque, perché essendo in tutti i campi, magari qualche marcatura l'ha lasciata scoperta e Iunita spesso è andata in apnea per questo. Quindi mi aspetto un Cagliari che sia più, magari più concreto, con meno fronzoli, meno idee di gioco, di stravolgere tutto, fare tiki-taka, fare grandi proclami, invece un Cagliari quadrato che va là, fa la sua partita e magari ritrova anche una vittoria che manca veramente da troppo tempo. Ecco, nel frattempo sono arrivate all'ultimo le dichiarazioni anche di Simeone. Ecco, non so se vuoi leggerle, se appunto se vuoi dire. Ok, lui parla appunto anche lui di un inizio difficile, di 20 minuti appunto di gara sbagliate. Abbiamo avuto poi uno scatto, però quando ho segnato ci siamo ricordati chi siamo. Da lì in poi abbiamo lottato e abbiamo avuto anche la fortuna di avere un'espulsione contro e abbiamo giocato meglio. Devo dire però che stare fermi per un tempo non è facile e penso che dentro di ognuno di noi debba esserci la garra, quindi usa un termine tutto suo, tutto argentino, sudamericano, per lottare. Il gruppo deve stare unito per iniziare forte. Oggi sono stato troppo solo in avanti, si chiede il Ciulito. Io sono uno che attacca la profondità e non va a prendersi la palla. Per questo è stata difficile contro l'Hellas, che non ti lascia spazi e ho avuto forse pochi palloni da giocare. Poi appunto parla che non è semplice quando subisci così uno e poi due gol all'inizio riprendersi. Il Cagliari ci ha un po' provato e ci ricorda che ha seguito molto l'Atletico Madrid del padre, appunto Diego, e che proverà, diciamo, nelle prossime partite, forse a mettere in atto quelli che sono stati i consigli che avrà anche ricevuto dal Ciolo. Sì, abbiamo sentito quindi anche le parole di Giovanni Simeone, che troverete ovviamente anche su 131.com. Prima di chiudere, leggiamo gli ultimi commenti. Massimo Ceriale, peggio del peggior Maran, nessuna idea di gioco. Penso che nell'anno del centenario riusciremo, come promesso dal presidente, a fare qualcosa di straordinario. Riuscire a retrocedere dopo aver fatto 30 punti nel girone di andata, credo ci siano pochissimi precedenti. Giorgio Ribaga, sono anch'io deluso, speriamo non succeda. Gigi Camba darà spazio a Klavan e Valukiewicz, quindi si riferisce a Zenga in vista della SPAL, e ancora Giorgio, non giochiamo in Romania. Insomma, credo che qualche commento forse un po' troppo duro nei confronti di questo Cagliari, però è giusto che, insomma, fin quando vengono espressi, come è successo oggi, con educazione, noi li leggeremo sempre. Anzi, da quel punto di vista siamo contenti che ci sia una pluralità di vedute per quanto riguarda il Cagliari e per quanto riguarda appunto l'operato di Walter Zenga. Siamo in chiusura, quasi 47 minuti di diretta. Siamo riusciti a darvi un po' tutto, quindi sia Zenga che Giovanni Simeone. L'appuntamento con la diretta per il post partita per quanto riguarda il Cagliari è per martedì, quindi partita ore 19:30, SPAL Cagliari, quindi ci ritroveremo al termine della gara. Ricordo anche l'appuntamento di lunedì sera invece per il pre partita, diciamo così, quindi a metà tra il commento e la preparazione della nuova gara, ore 19. Se tutto è confermato, oppure 18:45, vedremo insomma l'orario giusto nei prossimi giorni. Cagliari Social Arena 131.com e utg.net. Da Roberto Pinna, Matteo Zizzola, Alessio Caria e Matteo Porcu in redazione è davvero tutto, anche da Francesco Ariso chiaramente è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento è a martedì con questa diretta, però restate sempre su 131 per tutti i contenuti sullo Sport Sardo. Buona serata, anzi, buonanotte.